Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Beatrice, oggi andiamo a fare un tour a Conegliano. Oggi è il naso rosso perché fa veramente freddo. Vi farò vedere le meraviglie di Conegliano sotto le feste. Vedrete quanto è bella l'atmosfera qui a Conegliano. Allora, partiremo su. Andiamo a vedere nella zona dell'accademia. Andiamo a vedere la pista di pattinaggio. Ovviamente abbiamo anche tantissimi turisti e mi sembra giusto una città così bella, mi sembra normalissima. Allora, qui andiamo a vedere la pista. Chiediamoli cosa qui. Questa è la parte sopra, perciò la pista di pattinaggio più alcune casette. Andiamo a vedere dall'altra parte. Scendiamo la scalinata, andiamo a vedere la ruota panoramica e in mezzo tutte le bontà, diciamo, di Conegliano, tutto quello che Conegliano ha da offrire, insomma, sotto le feste, sia da bere che da mangiare. Andiamo a vedere. Ciao. Ok, prima di proseguire verso la ruota facciamo una sosta e entriamo in Corte delle Rose. Qui, oltre alle sette di Natale e al trenino, troverete anche dei negozi davvero bellissimi e speciali, soprattutto con delle vetrine davvero favolose. Quando avete finito il giro, avete finito di mangiare e di bere, sicuramente non potete non fare un giro su questa bellissima ruota panoramica. Adesso però andiamo nello studio, noi siamo davvero qua vicino al centro, perciò vi farò vedere come arrivare da noi. I mercatini non sono finiti qui perché c'è una parte anche sotto al biscione, chi conosce, andremo velocemente a vedere anche a vedere quella parte. Allora, adesso vi mostro in linea d'aria dove siamo noi. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Eccoli! Dove ci sono le luci, dove c'è tutta quella ruota luminosa, praticamente è lo studio personal training. Training è tutta questa zona sopra, ok? Cioè è uno studio abbastanza grande e l'entrata sarà proprio lì sotto. Come venite dalla stazione dei treni o dalla stazione degli autobus, noi siamo proprio in mezzo, dunque è anche veramente semplice da arrivare. Vi faccio vedere, però andiamo anche sotto, andiamo al biscione e vi faccio vedere l'altra parte dei mercatini e poi saliamo su nello studio. Vedere anche la casa di Babbo Natale. Momentaneamente ho beccato un momento di chiusura e dunque niente, quando verrete sicuramente sarà tutto aperto, ovviamente io perché sono durante la settimana ed è forse per questo è chiuso. E bene, però adesso andiamo direttamente nello studio.
Bene, direi che è giunta l'ora di entrare perché ho davvero freddo. Allora, questa è l'entrata. Ok, andiamo dentro. Ovviamente abbiamo un ascensore, ma voi che siete sportivi e venite a fare un cambiamento, assolutamente le scale. Ci ha portato, è arrivata. Ciao. E benvenuti al Bimbi Fit Studio. Eccoci qua finalmente al caldo, adesso facciamo un tour super veloce dello studio. Allora, è uno studio personal training proprio perché lavori direttamente col personal trainer, lavori direttamente per raggiungere il tuo obiettivo, che sia questo dimagrire, tonificare o mantenere, che ricordo è la parte più difficile. Sarai qui nello studio seguita con allenamento, seguita con l'alimentazione, seguita e seguito, scusatemi se magari di solito parlo al femminile, e le misure ti permetteranno di vedere effettivamente come sta andando il tuo percorso, ma fidati che già dopo 2 settimane comunque vedrai i risultati se fai quello che diciamo noi. Ok, facciamo un tour veloce. Allora, abbiamo da questa parte tutta la zona cardio, ok, con una bella visuale in centro, che adesso abbiamo proprio la ruota panoramica. Da questa parte abbiamo anche i giochini per i bambini e abbiamo qualche attrezzo proprio pensati per i bambini, proprio perché le mamme possono venire ad allenarsi con i loro piccoli, proprio per non lasciarli a casa, proprio perché di solito insomma le mamme cercano di fare gli allenamenti sì per svagarsi, insomma andare fuori dalla routine, però insomma non vogliono mai abbandonare i loro piccoli né ai nonni né ai babysitter né insomma a quant'altro. Dunque per questo abbiamo pensato alle mamme. Poi da questa parte abbiamo tutta la zona di pesistica, dove effettivamente andremo a fare tutti gli esercizi, che non servono macchinari isotonici come trovate nelle palestre, ma andremo a lavorare benissimo con pesi, con kettlebell, con elastici e sacche bulgare. Abbiamo tutto l'occorrente insomma per arrivare a qualsiasi sia il tuo risultato. Abbiamo, se riusciamo ad aprire, qui abbiamo una zona dove sarà, da gennaio partiremo con i massaggi, perciò massaggi che siano sia per anticellulite oppure massaggi rilassanti oppure massaggi di qualsiasi tipo olistico, avremo tutti i tipi di massaggi che desideri. Ok, andiamo invece in quella che è il nostro punto forte, che sono queste meravigliose tutine, diciamolo ormai meravigliose perché davvero hanno dato dei risultati veramente fantastici già in 2 settimane, ok? Queste tutine ad elettrostimolazione, ok? Che in 20 minuti di allenamento è come se facessi 1 ora e mezza in palestra, dunque risparmi tempo, risparmi fatica, insomma. Qual è la tua scusa? Giusto? Bene, pensaci. Buoni propositi per il 2020. E di qua sembra un'altra bella visuale verso il centro. Ok, invece dall'altra parte non ho acceso la luce, facciamo... Ok, qui abbiamo le panche. Dunque... i corsi che andremo a fare saranno quelli di Panca Life con i nostri istruttori, oppure saranno altri corsi come possono essere quelli di yoga, oppure semplicemente possiamo venire qui e fare il nostro relax, fare addominale, fare qualsiasi altro esercizio appunto con il personal trainer. Dunque noi adesso vado e faccio vedere lo spogliatoio, giusto così per farvi vedere anche lo spogliatoio. Ok, qui invece è uno spogliatoio, praticamente avrai tutto l'occorrente che ti serve insomma
per sentirti a tuo agio, e mi raccomando soprattutto per le mamme che mi chiedevano insomma cosa faccio con i bambini se piangono. Vedrai che avrai una zona anche accogliente qui nello spogliatoio dove puoi venire col tuo bambino, puoi venire ad allattarlo o comunque tranquillizzarlo senza che sia un peso per te, ok? Dunque vieni qui per allenarti, per stare bene e non pensare se il bambino piange, non pensare, perché alla fine siamo donne e sappiamo cosa vuol dire insomma avere un piccolo che piange, insomma tranquilla. Quello che conta è la tua forza di volontà, quello che conta è la vostra voglia di venire, di cambiare, di fare un cambiamento nella vostra vita, che sia quello di cambiare drasticamente il vostro corpo o che sia quello di mantenere, o che sia quello di dire qualsiasi sia questo, o semplicemente staccare, rilassarti mentalmente, che alla fine vedrai che a un certo punto dirai vabbè, bene, sono arrivata ad essere magra, sono arrivata ad essere tonica, adesso devo mantenere, che ricordo sempre che il mantenere è la parte più difficile, però quella sensazione di relax mentale, quella sensazione di energia che ti dà l'allenamento non te lo dà nessun'altra cosa, a parte il cibo a volte, però meglio l'allenamento. Con questo è tutto, io vi saluto e buona serata. Ciao!